C'è anche un cuoricino. Chi lo vuole lo metto all'asta. Per due batterie AAA. Con una piccola firma e dedica a chi? Madonna. È bellissimo, non c'è niente di strano. Lo metto all'asta. Prezzo di partenza 1 euro. Allora, faccio un attimo delle foto all'opera artistica. Un po' venuta male. Te le invio a te, Martina, solo perché sei qua qui con me. Ma fai Yes. questo che ha lo stesso modo di parlare di Luis. SK mi sembra un Luis più serio, puoi dirgli di cambiare modo di parlare perché mi fa paura e ho paura di sognarlo stasera, ti prego, o mi ho paura e di Ah, io AML. stavo... Io c'è. Sai cos'è? È che quest'opera prende valore anche dal fatto che commemora un dato evento, cioè l'allagamento del tuo appartamento. L'ho chiamato canale Morente su tela. Guarda, allora, canale... Canale ricorda anche Perché l'allagamento. Nibi è a casa tua? Esatto, infatti stavo Virgolone. pensando Y, a un Y, Y. gioco, un fine gioco di parole che coinvolgesse il canale. Strabordante? No, troppo meccanico. Cioè, se è canale strabordante in una, sul finire di un maggio di quarantena, già quasi funziona. Un'unità. Il canale morente su tela. Ma Oh, è capace eccolo! anche di è capace anche di imprimere un certo impeto nelle sue affermazioni ormai, Giorgio. Sì, è Ma ti rendi vero. conto? Martin, vuoi iniziare tu l'offerta? Potresti Perché no? Aspetta. averlo per due Più che unità. altro dovrei praticamente aprire un account eBay in questo Ah, no, momento. non ti preoccupare. Intanto, se vuoi far partire Facciamo partire, l'asta, ma io mi collego. potrebbe raggiungere l'altissima cifra magari di 9,70 euro e lì io forse non lo comprerei già più. Ok, non posso, inizierà all'1,30. Se vogliamo passare a fine live, sappiamo dove passare. Poi tieni conto che avevo questo Mac di tipo 12 anni fa, che era già Quad HD il monitor, cioè 1440x2560. Grazie Simon. Siamo arrivati dopo 2 minuti dall'apertura, quota 200 euro. Grazie Young Mimmo. C'è qualcuno che offre di più? 1000 euro. Sai che forse potrebbero nascerti dei problemi se poi il tipo che fa l'offerta non te vuole pagare? Vabbè, scala al secondo, scala al terzo, scala al quarto. Vabbè, allora. Abbiamo già 35 offerte, 10.000 euro. Oh! Cosa? Temo ci sia voglia di scam qua. 10.300 euro. Fatevi un bel PC e dual, buttate Debian altra distro Linux. Fatevi un bel PC e dual, buttate Debian altra distro Linux. Fatevi un bel PC e dual, buttate Debian altra distro Linux. Tra l'altro, Apple riesce a far Dual pagare bootate uno Debian. SUCENKK out. Grazie dottore, grazie Uto. Credo che ci sia qualcuno che vuole riciclare dei soldi. 11.000 euro. 50 offerte. Ragazzi, l'asta. Ah, grazie Filippo.53 offerte, 11.300 euro. Chi offre di più? No, se, non con i soldi della malavita, per favore. 11.800.
11.800. Ma road to 1 milione? Road to 1 milione? Sì. Martin, te l'ho detto di mettergli 2 euro. Oh man, non usate i soldi dei vostri genitori, ragazzi. Mi raccomando. 12.000 euro per questo quadro. 12.000 euro e uno. Io non credo di offrirmi che... 12.000 euro e due. Ok. Vediamo, aggiorniamo. 12.000 euro e 3, ok, ci sono 59 offerte. Credo che l'asta sia già stata bloccata su eBay. Durata di inizio 5 minuti fa. Prezzo di partenza 1 euro. E non posso farvi, già l'avevo fatto un'altra volta, non posso far vedere gli ID dei donatori, non posso. Cosa vuol dire turbativa d'asta? Turbativa? Sì. Non lo so. Qualcuno che la sta, gli sta dando fastidio. Le sta dando fastidio. Oh, ti voglio bene, salute. Grazie, Nastina. Oh no, non voglio intervenire. Turbativa d'asta cos'è? Le cronache turbativa d'asta. Aste pubbliche. Turbativa. Cos'è la turbativa? Chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusione, altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. Ecco. Sì, probabilmente l'algoritmo ha riconosciuto che vengono fatte delle offerte troppo fuori misura, quindi... No, no, si è alzata, siamo quasi a 13.000 e uno. Vabbè, uno è ok, è un'opera come un'altra. Non gliene frega un cazzo di smanettare col suo pisello. E che dice che non sai è che però ragione. Il tuo schermo condiviso su Discord lo vedo frizzato ancora su Reddit. Ah, ok. Aspetta. Ok, perfetto. Stasera voglio ballare. 13.200 euro. Vedere biga, spiaggia e mare. Noi vogliamo le più zozze depilate. L'obiettivo a questo punto sono 70k, direi. Ma sì, il problema è che qualcuno ci deve mettere, non credo che... Io lo dico perché siamo a tarda notte, non ce l'ho neanche io su mai fatti, per cui serve qualcuno che entri di pesante, serve un Vasari in chat. Questa è di cultura, è di cultura. Vasari sarebbe stato utile per svuotare la piscina. Mi dispiace che nessuno sappia chi è il Vasari. Io me ne vado. Dai. No, nessuno sa chi è il Vasari? L'ignoranza non è una colpa, Andrea. Oh, 13.600 euro. Attenzione, se c'è qualcuno che offre di più. Il Vasari era colui che recensiva le opere d'arte e allo stesso tempo le comprava, era un pazzo. Un mecenate, un mecenate, esatto. 13.600 euro, attenzione, il quadro ce l'ho qua.
è stato anche un grande pittore. Pro Shop, questo qui è, non scherza, Pro Shop, anche le recensioni. 13.600 per ora, 13.600. 13.600. E non si scende, non si scende. 65 offerte per questo quadro ufficiale. Questo quadro, denotiamo, denotiamo come la linea di demarcatura ricorda un po' le linee del nuovo millennio usate dai ragazzi delle varie borghe, delle varie città per sfogarsi contro l'oppressione dello Stato, dove sui muri e per strada incappucciati questi ragazzi, ricordiamo questi artisti moderni, vanno nelle strade, nei centri abitati, grazie Ivan, nelle strade, nei centri abitati a cosa fare? A scrivere, a lasciare un ricordo nero su bianco che potrà essere eterno. E qua voi ce lo potete avere a casa vostra e non fuori, a casa vostra, nel vostro salotto borghese. Eccoci qua. Il quadro ovviamente è firmato dall'artista che sono sempre io, visto che non mi posso ancora permettere una persona che mi viene a gestire. Da notare che il colore usato è solo il nero per rivendicare, rivendicare cosa? Rivendicare una sorta di difficoltà sociale, una sorta di disobbedienza sociale. La tela viene sporcata con il colore più diverso dal bianco per rivendicare una ribellione a cosa? Una ribellione alle regole, alle regole. E qua vediamo che l'artista si pone su tre piani, su tre piani diversi, tre piani orizzontali. Se noi volessimo fare un po' una sorta di geometria del dipinto, avremmo una linea retta sopra, una semiretta sotto e una linea retta sotto. Con attenzione di... Andrea, Andrea mi ha scritto una futura giurista che chiamerò V. Punto. Grazie per la modifica, bello. Grazie. E ha detto che Tommy Alessandro Orlando. Cosa ha detto? Ha detto che stai attuando un'offerta di comodo, una strategia di turbativa utilizzata per conferire alla gara una parvenza di reale concorrenza che prevede la presentazione di un'offerta molto superiore a quella del valore designato. Il reato di turbativa, reclusione 6 mesi, 5 anni, ammenda fino a 1032 euro, Andrea. Vado in bagno. Stai molto attento. Vado in bagno. Stai molto attento. Ma volevo ricordare che il mio datore di lavoro era Enrico qualcosa. No, non sono io. Ma come si sta configurando il reato? Nel senso, lui mica sta facendo delle offerte, o sì? Non sta facendo delle offerte, ma sta stimolando delle offerte. Sono sicuro che ci sia un coreato stimolazione ad offerte di comodo. Scusa, insomma. E i battitori d'asta che cosa fanno? Fanno la stessa cosa, cioè esaltano l'opera finché il prezzo lieviti. Sto parlando qui con l'avvocatessa futura Van Puntato, che, di cui non dirò il nome. Sì, ma le mie sono dicendo... perplessità e non dico che non è così, voglio, cerco di capire. Allora, ah no, ok, mi ha detto, mi ha detto che dica l'avvocatessa questo, dica che il reato non sussiste perché io non conosco la persona. Non è uno che mi sta facendo un favore perché è un mio amico, è uno che sta valutando questa opera d'arte quanto deve essere il suo valore. E chi è? E chi è questo avvocato per dire che quest'opera d'arte per un ragazzo da qualche parte nel mondo non significa tutto? Chi è? Non è un mio amico che si sta mettendo d'accordo con me. È il sogno. Io sto vedendo il sogno di tanti ragazzi. Occorre perito, mi scrive. Ah no, ok, dice che non è colpa tua ma di chi sta facendo le offerte, va bene, ma non faceva ridere quindi mi ha detto che era colpa tua, va bene. Quindi tu sei a posto, però attenzione a chi sta facendo queste offerte perché sta incorrendo in offerte di comodo, eh. Ma che cosa dice? Scusami, ci sono 10.000 persone, siamo con un membro del Muschio Selvaggio, uno dei top format. Siamo con un membro funzionale che sta a capo di tutta Twitch Italia, che è Hank, per valutare un'opera d'arte.
E chi è? Chi sono queste persone per dare un prezzo all'arte, dare un prezzo al gusto di una persona? Cosa ci volete far chiudere? Allora siamo tutti sotto le regole. E no, ed è per questo che nasce questa opera d'arte. Per andare contro le regole. È un manifesto. Ah, allora devi chiamarlo Manifesto Morente Io lo Supella. posso, io lo chiamo come mi pare. Poi se ci sono. Ricordati, Hank, che la malizia sta negli occhi di chi guarda. Va bene, l'avvocata ha ritirato tutto e ti augura una buona asta. Vogliamo chiamarla qua? Chiedo. Siamo a 16.110 euro per questa opera d'arte. Io mi L'arte ricordo. o vale tutto o non vale nulla. Io vi ricordo. Non Esatto. c'è un valore stabile, non si può apprezzare. È il lavoro solitamente del critico, ma alla sensibilità non si potrebbe dare teoricamente un prezzo. Discorso molto romantico, però, insomma. Discorso. Oddio, sto rovinando 16.000 euro. Io mi ricordo quando il padre di un mio amico comprò 10 flipper perché era ubriaco in una nota televendita nazionale popolare. E allora chi sono io per giudicare queste persone? Chi siamo noi per giudicare? Ditemelo voi. Cosa ha più valore, un flipper o ha più valore questa cosa? La chiamo cosa perché non avevo altri termini per definirla. Manifesto, manifesto. Manifesto, Morte manifesta, manifesto, Supela. manifesto. Ma un piccolo aggiornamento per vedere l'andamento della borsa. È sempre uguale. Sempre uguale. Siamo stabili, siamo stabili. Siamo Hanno stabili. sentito reato, si sono fermate Ma le offerte. 73 offerte, si può cliccare, cosa dice? No, non si può pubblicare perché lo posso vedere io. Se Se no, posso è vedere i bannabile nomi. da eBay. Ah, ok. Non lo tocco più. Non lo tocco più. Da notare anche dove questo quadro è stato partorito. Esatto. Sulla piscina. Sulla piscina, in una notte di maggio. Quando? Ma Del 2020. Al è il tempo che quando e il poi. dove? E poi ricordiamo che l'artista, grazie Nadia, ricordiamo che Oh, mi è dia questa un'offertona avvocata perché Supessi, anche l'artista nei fosse per prossimi 2000 anni euro, non potrebbe sono nulla, anzi deperire. sono spiccioli, Grazie, quindi che tu fai Salvo. quello che cazzo vuoi e io direi che 16.000 euro sono pochi rispetto ai soldi che guadagni dello spaccio ai navigli. Non spaccio ai navigli. Questa è arte. L'autore potrebbe venire a mancare e voi vi ritrovate un quadro che a quel punto neanche sto a dirlo, guarda, neanche sto a dirlo se no mi licenziano perché noi lo vendiamo a pochissimo. Siamo a 16.910, caro Andrea. Sedicimilanovecentodieci, c'è qualcuno che vuole fare 17? 17.000? 17.000? 17.000? 90 euro in più per aggiudicarsi questo Oh, prodigio? io prenderei sti geni che stanno svalutando un'opera d'arte e gliela farei veramente pagare. Grazie, grazie, grazie. Ma Volevo tu farvi vedere un'altra opera d'arte che ho fatto, scusatemi, quanto la prego. valuti? Tu quanto la valuti per te? Beh, essendo parte di una parte così intima dell'autore, immagino che non abbia prezzo. Allora, io quest'estate ho fatto anche la Mona Lisa e non l'ho sovrapprezzata perché è andata nella collezione privata del mio coinquilino. Ma il taglio è apposito alla Sì, fontana. certo. Guardate, guardate.
Ah, ma tu anche vedi anche la videocamera? Sì, sì, io sto guardando sia la live che l'altro. Ah, ok, faccio anch'io così. C'è un po' puzza di aceto, però... Oh! Ok. 17. Ma come nel caso dell'opera di Banksy, divenuta famosa per via del fatto che si è autodistrutta durante l'asta, no? Che la vedeva protagonista, e quell'autodistruzione ha fatto decuplicare il valore dell'opera, tu pensa a questo tuo parto, no? Che è stato prodotto nel mentre che ti si stava allagando casa. Nel corso di una pandemia globale. Nel corso di una pandemia globale. Il fulcro centrale di un convivio di migliaia di persone che hanno assistito proprio all'ideazione, alla creazione dell'opera stessa. Il solo valore storico, quanto può determinare poi il valore dell'opera in sé? Io non sono neanche più toccando, è sopra questa sedia dell'IKEA perché io ora dovrò andare a dormire in un'altra stanza per preservare l'umidità di questa stanza per non far variare l'opera. Aggiorniamo. Oh! Oh la Madonna! Ci siamo! Ci siamo? Forse... Forse... Non siamo comunque ancora vicini al reale valore dell'opera. Un valore che forse conosceranno soltanto i posteri. Glielo rifaccio rivedere per chi... Se qualcuno vuole offrire di più di 70,50 euro. Eccola qua, offerta di 70.000 euro. Bene. No, attenzione. Cosa hai combinato? Falla vedere. L'opera è ancora adesso in corso d'opera, è un indivenire. Ha appena fatto cadere 70.000 euro. Ma questo non può che incidere positivamente sulla valutazione finale dell'opera. E adesso si porta con sé anche questo sfregio così in diretta. Aspetta. Eccola. Ricordiamoci il cuore. Eccola qua. Lor signori cineasti. Ricordiamo. Apposita firma del 20. Cosa ho scritto? 29? 28? 28 è un 8. 28.05, ricordiamo l'anno 2020. Correva l'anno 2020. Vediamo se c'è qualche nuova offerta. Eccolo qua, il centone. Il centone, ricordiamo che l'asta è ancora in corso. Ma vuoi spingere F5 per aggiornare cazzo? Ok. Grazie. Abbiamo raggiunto forse una cifra che si può avvicinare in parte, ovviamente io, ragazzi, non voglio... Ma sono approssimazioni degli uomini, Andrea, che non conoscono il reale valore dell'arte. L'opera di per sé è incalcolabile. Esatto, per cui io vi dico, ragazzi, i soldi di fronte...
all'eternità e alla bellezza di un'opera d'arte. Sono qualcosa. Di fronte all'eternità e alla bellezza che potete avere sopra il vostro divano, sopra la vostra sedia da gaming, sono qualcosa? Di fronte a un oggetto eterno ed a un'idea, l'idea che non passa mai, l'idea che dai tempi di Alessandro Magno, di Napoleone, di Giulio Cesare, ritorna in questa epoca. È il momento di chiamare Sgarbi e fargliela valutare. Allora, ti stai avvicinando rapidamente a livelli di Polidoro da Lanciano, 111.000 euro per questa piccola opera d'arte. eh? Ecco, sei molto vicino a un Filippo Abbiati, un olio barocco. Un olio barocco. Un olio tarocco. Un olio marocco. Faccio sapere che con questa cifra sei in grado di comprarti 6.166 armadi dell'IKEA. Ma Tu tieni conto che nel mercato dell'arte, la valutazione di un'opera è data da un valore X che si calcola misurandola. Quindi quando quest'asta sarà conclusa, dopo fatti i conti, quel quadro quanto sarà grande? Un 40x40? Tu fai un 80x80 e hai già quadruplicato il cuore di mercato della tua sola firma. Tu nella tua galleria d'arte cos'hai? La Mona Lisa, giusto? Sì. Vieni, vieni. Hai bagnato? No, non tanto. Canale morente su tela. Sì. Asta Quanto paghe, iniziata quanto pagheresti? all'1,30. Su, cosa aspetti ad arrivare a 200? È quello che stiamo facendo noi. Sì, Ah, stiamo. ok. Ce lo stiamo chiedendo tutti, insomma. Ce lo stanno chiedendo tutti, ma cosa aspettano? Che domani vale 2 milioni. E che siamo qua, scusami, a quest'ora che i borghesi sono a dormire. E questa è la vera offerta, grazie. Sterpaluca F5. Ecco che si arriva pian piano a una vera offerta di mercato. Qua ovviamente il vostro cuore è sempre aperto, non si deve limitare, non si deve limitare. Ovviamente. E guarda, ti posso dire che qui su eBay si può scegliere tra la tua opera e un dipinto labatino, pittore flamingo, per Pittore circa fallito? labatino, labatino. Pittore come? Fiammingo. E cosa aspettate? Volete un pittore fiammingo? Che i fiamminghi neanche se sapete cosa sono? O volete qualcosa da attaccare sopra al vostro divano borghese, alla vostra sedia da gaming, che vi rispecchierà fino a quando? Fino a quando l'anima non spirerà dal vostro corpo e rimarrà lì. Rimarrà lì per fare compagnia ai vostri figli, ai figli dei vostri figli e ai figli dei vostri figli. E cosa diranno nelle future generazioni? Il mio bisnonno. Lui sì che ne capiva. Nel 3000, cosa? No, forse no. È 2080, 2070. Questo quadro diventerà ponte, wormhole. Quando noi saremo cenere nel 2050, questo quadro ci sarà ancora. Grazie Oh, mi offro 400 euro. per i 1.000 bits, il ciapo.
Quest'opera può rappresentare un ponte di Einstein Rosen con il momento presente. Tutti i momenti futuri potranno essere riportati a questo momento. Per mezzo del canale morente su tela. Fa ridere il nome. Aggiorniamo. Ok. Io andrei a prendere il quadro e a modificarlo in corso d'opera. È possibile? È possibile tutto quando in gioco ci sono i sentimenti. Non esiste regola in amore e quindi non esiste regola nell'arte e nei vostri cuori. Ero serio. Ah, grazie per i 1000 bits e il ciapo. Grazie per la modifica, bello. Grazie, Jack. Beh, il ciapo spera di comprare l'opera per 400 euro. Chiama Surri e falla valutare dato che possiede un'opera d'arte in casa. Grazie Tiziano. Se la modifichi però non è più... Beh no, va bene, insomma. È a discrezione del... di chi ha partorito l'opera, modificarla. Ma chi ha offerto? Ha offerto per quell'opera. O oh no? Non è successo niente. Come rendere il proprio salotto protagonista del Novecento. Quasi ai livelli di Franco sto con la nana. Non è successo niente all'opera. Pensavo di dargli un tocco un po' più di punk, ma è una piccola cacata. Non è successo niente. Beh, un artista bolognese ha fatto una cosa simile. Il primo giorno di fase 2 ha steso un foglio bianco su una strada molto trafficata del centro e ha aspettato che tutte le pedate delle persone lo rendessero completamente grigio, di modo che questo foglio diventasse una traccia di libertà. Grazie, Traida. Grazie, Ciapo, per i 1000 bits ancora. Il ciapo. E poi l'ha venduto? Sì. Copriteli di... Credo sia arrivato intorno ai 2000 euro. Io direi che mancano 6 giorni. Tutto può accadere. 136 offerte e tutto può accadere, ma io non posso far sì. Datemi un attimo. Niente, non ho quello che cercavo. Qualcuno deve capirlo che quest'opera è paragonabile a quelle opere che venivano create durante gli happening nella factory di Andy Warhol, alla presenza di alcune delle più grandi personalità del periodo. Esatto. E i vari Hank, Martin, Luis e il sottoscritto che dipingeva in base ai loro sentimenti. E questo per voi oggi sembrerà, ah sì, ma chiaro, è normale, ma quando avete 50 anni direte, ah, quei ragazzi ormai defunti. Dovevo comprarli i loro quadri. Ah, Hank.
Che bei ricordi che avevo con lui, che bei ricordi che avevo con Martin. Peccato che non ci sono più. Ma quel tempo non se n'è andato, Andrea. Quel tempo torna eternamente in quelle opere prodotte assieme. Bravissimo. Lo sapete perché? Perché voi avete impresso nel vostro quadro le vostre parole. Attento Omi che se non pagano, poi devo pagare eBay la tassazione. Credo che, ecco, questo forse è il casino del quale ti parlavo. Oh. Ti ricordi la bicicletta di Luis? Sì. A un certo punto la mise all'asta su eBay. Fai un'asta seria cazzo. E interruppe l'asta, credo proprio per via di questo dettagliuccio. Vabbè, ma scammano e tu paghi le tasse magari del tipo... Ma credo che poi potrei dire una cazzata, però credo che la tassa sia comunque proporzionale all'ultima cifra che comunque non verrà pagata. Quindi... Vabbè, quanto sarà? Un 1%? Un 1%? Non lo so, però anche l'1% di 133.350 sono 100 e qualcosa, no? È ancora possibile. No, è 1000. È un millino. È un millino. Sono troppo debole per spaccarlo. E sei rovinato. Quest'opera ti ha rovinato. Ed è immortale, apparentemente. Quando finisce tra 6 giorni? Beh, hai tempo per capire se il valore di quest'opera incalcolabile vada calcolato. Va bene, riporrò quest'opera sul divano. Andiamo avanti. Io vi direi se avete ancora un po' di voglia di... aspetta. È lì, non si rompe, non ce l'ho fatta io a romperla, non si rompe. Se avete voglia andiamo su Kerber Space Program. Rocco Brazza è andato in discoteca? Sì.